In questo video ti mostrerò come ho realizzato il mio poster in occasione del film Sonic the Hedgehog 2. Amo Sonic. Ricordo che da piccolo era uno dei miei giochi preferiti sul Nintendo. Per quanto riguarda il primo film, non avevo grandi aspettative, ma, devo dire, mi ha davvero colpito. Penso che sia ben fatto e con fantastici effetti speciali. Ora è uscito il secondo film e sono davvero impaziente di vederlo. Credo fermamente che anche questa volta non rimarrò deluso. Quindi, eccomi qui a creare un poster a lui dedicato. Let's go into the Photoshop. Prima di tutto, creo l'ambiente. Posiziono l'anello di Sonic al centro della mia composizione e come sfondo utilizzo una strada dove Sonic può correre. Fatto ciò, poiché l'anello è un portale, inserisco al suo interno un'immagine che riconduce al mondo magico di Sonic. In seguito, aggiungo nella mia composizione quelli che saranno i soggetti del mio poster, quindi, oltre Sonic, anche Knuckles, Dr. Robotnik e Tails. Ora, dopo aver inserito il logo per gestire bene gli spazi degli elementi nel mio edit, andrò a correggere la loro esposizione per far sì che coesistano correttamente. In seguito, aggiungo nello sfondo i colori principali del film, blu e rosso, Sonic e Knuckles. Poi, curo le luci in the right way. Now utilizzo questa immagine per dar vita all'anello e in seguito lavoro luci e ombre che genera sui soggetti.
Prima di curare anche l'illuminazione di Sonic, aggiungo dei fulmini che simulano la velocità della sua corsa. Ora, it's time for a camera raw filter. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, lascia un like e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Spero di vederti in my next video.